Radio Nostalgia presenta Piti Pro Salute, la salute al centro. Buongiorno, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci. Prima puntata di Piti Pro Salute in collaborazione con Piti Pro, il centro di Marina di Massa. Oggi parliamo con il fisioterapista di Piti Pro, Nicola Santobianchi. Buongiorno Nicola. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia. Nicola, mal di schiena, non ne posso più. Quante volte l'ho detto anch'io in prima persona, è un'espressione quanto mai azzeccata per chi soffre ovviamente di mal di schiena. Ma cos'è davvero il mal di schiena, Nicola? Allora, se per schiena intendiamo comunque tutta la colonna vertebrale, il mal di schiena mediamente viene associato col dolore nella zona lombare. Ecco, il dolore nella zona lombare in realtà può essere dato a diversi fattori e come differenziazione viene chiamato mal di schiena specifico o mal di schiena aspecifico. Di solito resta in una zona compresa tra le ultime coste e la zona glutea, qualche volta fino alla coscia sopra il ginocchio. Ma quali sono le cause del mal di schiena? Per quanto riguarda le cause, possiamo andare a guardare un mal di schiena aspecifico e un mal di schiena appunto specifico. Per quanto riguarda quello specifico, andiamo a ricercare eventualmente fratture, patologie neurologiche, tumori, mentre per il mal di schiena specifico si va a indagare tutto lo stile di vita, la postura e per esempio situazioni come sovrappeso, fumo, sedentarietà. Cosa si può fare da soli per migliorare il mal di schiena? Per quanto riguarda i rimedi che una persona può fare da sola, rispetto al passato si predilige uno stile di vita più attivo, mentre il riposo e la terapia farmacologica adesso sono un po' meno utilizzati. Anche dal terapista la terapia stessa risulterà più attiva, quindi massaggi, taping, ultrasuoni sono sostituiti adesso con esercizio e con delle strategie legate magari all'educazione del dolore. Nicola, hai parlato di educazione del dolore, cioè? Educazione al dolore è tutta quella parte di conoscenza legata ai meccanismi del dolore che in questo periodo sta prendendo molto campo. Possiamo dire che studia alla mano la conoscenza dei meccanismi del dolore, quindi quando avviene, quando è solo percepito, quando effettivamente è un dolore reale, permette una miglior riuscita della terapia stessa. Per spiegare alle persone, quindi ai clienti, come avvengono questi meccanismi, di solito utilizzo due esempi. Il primo è legato al discorso di una centralina, quindi come una centralina dell'auto. La spia, in questo caso, non è un nemico. La spia spesso ci dice, ci può far intuire dove risulta esserci il problema e quindi per il clinico poter andare a indagare e risolvere la situazione. L'altro esempio, legato alle capacità del nostro corpo, è il concetto di riserva di salute. Cos'è una riserva di salute? È tutto quello che il nostro corpo può utilizzare nel momento di emergenza, quindi la forza muscolare, l'idratazione, un sonno ristoratore, che nel momento in cui il nostro corpo vive un'emergenza, uno stress forte, riesce a utilizzare come moneta di scambio per poter tornare più forte o comunque tornare in salute più velocemente. Grazie Nicola per essere stato con noi, alla prossima. Grazie Andrea e un saluto a tutti. PT Pro Salute torna fra 7 giorni, sempre qui su Radio Nostalgia. PT Pro, la salute al centro.